proprio di social network e soprattutto del contributo dei social all'industry del calcio parliamo in questo spazio di approfondimento. Lo facciamo con l'ospite, il nostro ospite che ci ha raggiunto in collegamento. Vedo Luigi Di Maso, che è Head of Digital di Social Media Soccer. Ben trovato Luigi, grazie per essere qui con noi oggi. Ciao Valentina, grazie a voi per l'invito. Ecco, parliamo di social, parliamo di industry, del mondo del pallone, perché ormai è diventato un vero e proprio business, una vera e propria impresa, quella del calcio a livello italiano, a livello europeo e globale. Il vostro è un progetto che proprio si inserisce in questo contesto, in questa cornice, perché voi nascete proprio come piattaforma di monitoraggio dei social a livello dei club e dei singoli atleti, ma nel frattempo siete diventati anche molto altro. Ecco, ci vuoi spiegare appunto la vostra evoluzione? Partiamo da qui. Sì, noi come hai detto bene siamo partiti come piattaforma di monitoraggio dei dati social 4-5 anni fa, quando oltre a essere gli unici a immaginarci un tool di questo tipo per il calcio, eravamo un po' quelli che avevano iniziato a intuire che tutto il mondo digitale, il mondo dei social avrebbero avuto presa anche nel settore del calcio, quello che poi ora si può definire pregi e difetti a tutti gli effetti una vera e propria industria. Poi siamo evoluti proprio come è evoluto lo sport system, quindi siamo diventati a tutti gli effetti un'agenzia totalmente verticale sul mondo del calcio, quindi lavoriamo con leghe, club, calciatori, allenatori di questo bellissimo sport. Abbiamo intrapreso anche la strada della formazione, perché poi è un mondo ancora questo giovane, quindi è anche giusto che gli addetti ai lavori poi condividano il proprio know-how, e facciamo inoltre anche un evento che è il Social Football Summit, di cui magari parleremo in futuro, parleremo dopo, che però anticipo è un evento che è proprio focalizzato sull'evoluzione dell'industria del calcio. Si fa allo Stadio Olimpico e attira a livello anche internazionale tutti gli addetti ai lavori di questa industria. Chiaro, sì, ovviamente ne parleremo nel corso di questo approfondimento, ma prima, visto che proprio monitorate, ecco, i social nel mondo del calcio, io vorrei fare una panoramica a livello proprio dei club di Serie A. Ecco, chi se la cava meglio, chi invece deve ancora apprendere qualcosa dal punto di vista dei social media nelle squadre, ecco, del nostro massimo campionato, e poi un confronto anche a livello europeo, perché insomma, ci dobbiamo appunto confrontare con big d'Europa, big non solo sul campo, ma anche nel mondo del digitale, Real Madrid, Barcellona, United City. Sì, noi in Italia in realtà abbiamo diversi casi virtuosi. Tra i migliori io ti ci metterei sempre la Roma e la Juventus. La Roma perché probabilmente è stata una delle prime a capire realmente le potenzialità del mezzo. Loro sono stati i primi, si può tranquillamente dire a livello internazionale, ad aver creato una media house interna, proprio per internalizzare tutta la produzione di contenuti editoriali e digitali, e stiamo parlando del 2014-2015, quindi sembra quasi una preistoria digitale. È arrivata molto più tardi la Juve, però come spesso fanno i bianconeri, poi riescono a bruciare le tappe e a primeggiare anche in questo settore. Anche loro vantano discreti, diciamo, chiamiamoli record. La Juventus infatti è stato il primo club a livello europeo a collaborare con una piattaforma come Netflix, quando fece tra il 2018 e il 2019 uno dei primissimi documentari lanciato da queste piattaforme dedicate al calcio. Poi sono arrivate ovviamente le due milanesi, entrambe tra l'altro fornite con una media house. Io il concetto di media house tendo sempre a rimarcarlo, perché è un passo di trasformazione sia digitale, ma proprio di
per il club, per far sì che diventi proprio una vera e propria impresa, un'azienda globale, internalizzarsi e essere capaci di prodursi da soli i propri contenuti da vendere appunto anche a piattaforme come Netflix o Prime è un passo essenziale. Quindi diciamo che abbiamo queste società che sono sicuramente virtuose. La trasformazione digitale ha permesso anche altri club, per passami il termine, minori o che comunque impegnano posizioni di classifica più basse rispetto a quelle citate prima, di crescere, di riuscire anche ad andare oltre la conoscenza del proprio brand a livello locale, e quindi in un certo senso anche aumentare il valore, oltre che a connettersi con i propri tifosi locali. Chiarissimo. Cioè, Sì. diciamo, ti stavo per fare un esempio anche un po' in proiezione futura, che è il Frosinone, che molto molto probabilmente sarà una nuova squadra di Serie A per il prossimo anno. Quello, ad esempio, è proprio un caso di squadra che è diventata virtuosa anche a livello digitale, senza poi avere una storia di trofei vinti o una storia Certo. centenaria in Europa ad alti livelli. Quindi un po' il Ecco, tu digitale riesce anche a citi, livellare. chiaro, chiaro, chiaro. Il Frosinone a me viene in mente un altro precedente, quello del Pordenone, quando ha dovuto giocare contro l'Inter in Coppa Italia, rischiando tra l'altro anche di buttare fuori dalla competizione in maniera piuttosto clamorosa i nerazzurri. Ecco, lì c'è stato un uso proprio dei social molto intelligente e anche molto divertente. Lì c'è stato un uso molto intelligente, anche perché, cioè, poi a cosa aiuta? Tra le tante cose, a cosa aiutano? In cosa ci aiutano i social? O cosa ha aiutato ad alcune squadre? A prendersi quella rilevanza mediatica, quella notiziabilità che i media tradizionali, sappiamo benissimo, comunque concedono maggiormente ai top club o a squadre che hanno una fan base maggiore, anche per questioni ovviamente di interesse, dei contenuti e degli argomenti. Invece lì il Pordenone fu una delle prime che ci dimostrò che anche una squadra di Serie C può andarsi a prendere la ribalta nazionale, ovviamente facendo leva su un evento di interesse nazionale che era la Coppa Italia, erano i quarti, se non ricordo Sì. male, quindi con una certa rilevanza nazionale, però è riuscita ad andare oltre proprio grazie a quell'uso dei social. Simpatico, dicevi tu, giustamente, perché non ci dimentichiamo mai, anche e soprattutto nel calcio, che siamo sui social, io dico per cazzeggiare, insomma, per puro divertimento, per puro intrattenimento, o meglio, questa è una parte che impegna gran parte del nostro utilizzo dei social, e questo non se lo devono dimenticare mai. E sale in sé anche a livello di registro comunicativo una grande evoluzione che hanno fatto i club, che dall'essere super istituzionali al prendersi sempre sul serio, molte squadre hanno anche capito che dovevano in un certo senso abbassarsi al tipo di linguaggio che poi si usava sui social, che è prettamente ironico, non autoreferenziale. Chiaro, sì. Ecco, ma a proposito appunto del linguaggio che viene utilizzato sui social, abbiamo fatto riferimento al caso del Pordenone, ma direi che, ecco, che un altro caso di grande successo, e sto parlando di una piattaforma di Twitch, è quello della Bobo TV. Ecco, qui il linguaggio appunto non è assolutamente istituzionale, tutto il contrario, ma per quanto riguarda i club, ecco, non c'è proprio il rischio che si perda un po', ecco, di credibilità. Ma sai, Valentina, alla fine anche il linguaggio lo fa molto la piattaforma. Poi nel caso della Bobo TV ci sono dei personaggi che sono appunto distaccati da tutto ciò che è istituzionale, che rappresentano loro stessi, sono anche, questo andrebbe anche sempre sottolineato, sono ex calciatori che non devono quindi fare riferimento a un club, quindi riescono a permettersi quel tipo di interazione. Poi sono su Twitch dove l'istituzionale non premierebbe nulla. E le stesse squadre che hanno deciso di andare su Twitch, perché sono pochissime attualmente, proprio perché devi scendere a una produzione diversa rispetto agli altri social e a una grammatica diversa, fanno tutt'altro, fanno appunto interazione
intrattenimento puro. Ovviamente lo fai attraverso professionisti della comunicazione, che in quel senso sono caster, host, quindi presentatori, che sanno fino a dove spingersi e conoscono le linee guida del club. Non a caso tutti quelli che tutta la produzione fatta dai club di Serie A o di altre squadre su Twitch è totalmente internalizzata, e ritorniamo lì, sono dipendenti della squadra, sono persone che conoscono benissimo il proprio pubblico e il circuito in cui restare pur facendo intrattenimento. Però c'è il rischio, ovviamente, e alcune squadre poi in questa trappola ci sono cascate, ma più su altri social. Le piattaforme social come Twitch, cioè, nasce proprio per fare intrattenimento. Cioè non, il rischio in realtà è proprio di vedere squadre che intraprendono strade digitali senza saper fare intrattenimento. Quello è l'unico, credo Chiaro. che sia l'unico. Credo che sia l'unico problema. Poi la Bobo TV è davvero un caso a parte, un caso, io dico sempre, che ha creato un cortocircuito mediatico, e però è anche un caso che è diventato tale grazie a grazie a dei professionisti, grazie alle agenzie che poi hanno creato la Bobo TV. Ovviamente quei quattro ci mettono il contenuto, però è tutto studiato a tavolino. Certo, ecco, abbiamo citato appunto Twitch, ma come hai sottolineato ci sono tante piattaforme diverse perché il mondo dei social è assolutamente vario e composito, soprattutto un mondo in costante evoluzione, tanto che ogni 6 mesi spunta poi una piattaforma nuova. E ti chiedo, ecco, in questo panorama così vasto dei social, innanzitutto un giudizio su TikTok, che è forse il social più amato anche dalla fascia più giovane della popolazione, se si mangerà completamente Facebook, e invece rispetto a Twitch, se sarà la nuova piattaforma di riferimento per la visione dei match in futuro e andrà a mangiarsi invece le piattaforme tradizionali. Partiamo quindi da TikTok, che è un social che a me piace molto, che apprezzo molto, che va preso ovviamente con le dovute, con le pinze, come si suol dire. Io la chiamo è una slot machine, no? Perché ha lo stesso meccanismo in cui rischi davvero di perderti ore e ore, a differenza poi degli altri social. È molto più semplice. È totalmente a scorrimento, no? Per i contenuti che, a differenza di altri social, ti propone l'algoritmo in base ai tuoi interessi, mentre poi, se ci pensi, su Twitter, Facebook, Instagram, fondamentalmente riceviamo contenuti di persone che seguiamo, mentre su TikTok questo paradigma si ribalta totalmente. Stiamo parlando di, prima si è detto, di intrattenimento, di tono ironico, stiamo parlando di un social che forse predilige quasi esclusivamente quello, però è anche un social dove ho visto nel corso dell'ultimo anno, gli ultimi 2 anni, nascere format che sarebbero stati impraticabili sulle altre piattaforme, e questo è anche dovuto dal fatto che nei primi anni ha attratto un'altra tipologia di pubblico, e quindi anche di creator, che hanno portato proprio una nuova freschezza e delle nuove idee. È una grammatica che non sarebbe stata, secondo me, compresa o apprezzata sulle altre piattaforme. E ad oggi è cresciuto tantissimo, ha superato si avvia proprio a superare il miliardo di utenti, che è un numero che Facebook ci ha impiegato più di 10 anni per raggiungere. Però è anche Sì. vero che piattaforme come Facebook oggi sono usate da metà della popolazione mondiale, quindi non dovremmo parlare della scomparsa di Facebook. Più che altro sarà una piattaforma sempre usata, sempre che si attesterà su quei numeri, non crescerà mai più esponenzialmente come lo ha fatto negli ultimi anni, però effettivamente su certe cose diventa obsoleta, e soprattutto lato aziende, quindi anche club di calcio, offre pochissimo a livello di monetizzazione o di un certo tipo di
di interazione. Molti dicono banalmente che è un po' la patria della polemica, un po' in maniera generica e superficiale per definirla, però come si dice ha un pizzico di verità, però proprio a livello di monetizzazione ormai non è più né la piattaforma di riferimento come lo era, e anche a livello di advertising, cioè di promozioni a pagamento che un'azienda poteva fare, non è più conveniente come prima, perché ovviamente è aumentata la concorrenza, sono aumentati i prezzi, è diminuita l'attenzione, sono cresciuti, appunto, dicevi, gli altri social, quindi non è più conveniente come prima. A TikTok manca insomma quel salto, oltre alla crescita di utenti, ma proprio di convenienza dal lato monetizzazione, che oggi per le squadre di calcio è praticamente assente, ed è quello Chiaro. che, parlando con colleghi, la mettono sempre di più, ovviamente, quelli che anche, Chiarissimo. cioè, soprattutto vai a vedere quello. Ecco, però all'interno dell'impero di Mark Zuckerberg naturalmente non c'è solo Facebook, c'è anche un altro No. grande progetto che si chiama Metaverso e che ha cambiato anche il nome della stessa società. Ecco, sul Metaverso c'è un grande punto interrogativo perché sembrava proprio inaugurarsi con il Metaverso una nuova era, in realtà l'anno scorso non ha avuto dei numeri significativi in positivo, abbiamo visto ecco, insomma, un po' la sofferenza delle Gruppo Meta, che cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro? Perché in realtà la Serie A questo universo l'ha già esplorato, tanto che c'è stata una partita nello scorso campionato Milan-Fiorentina, la prima in assoluto trasmessa appunto sul metaverso. Ti chiedo quindi se in un futuro gli stadi virtuali secondo te faranno concorrenza a quelli reali o meno? Sì, a parte che chiudo la risposta alla domanda precedente, perché poi focalizzandomi su TikTok ho rimosso totalmente la parte su Twitch, ma Sì. ti dico proprio rapidamente, non sovvertirà le altre piattaforme per guardare le partite, diventerà una delle, e soprattutto diventerà quella dove il fenomeno del second screen, cioè guardo la partita ma faccio anche altro come commentare insieme alla community o commentare con lo streamer che sta seguendo come la partita, sarà preferibile per chi vorrà vedere le partite in quella maniera. Poi in realtà ci saranno sempre i vari DAZN, vediamo pure l'evoluzione che prende Sky, i vari Prime e Netflix, tutte queste piattaforme qui, Apple TV, che saranno le altre piattaforme dove guardare le partite. Non, Twitch non diventerà l'unica, ma diventerà forse sarà l'unica in cui vederla in una certa maniera. Facciamo il salto, sul metaverso è stata una linea di innovazione di business che non si è realizzata proprio come Meta aveva auspicato, tant'è che oggi pagano delle enormi conseguenze anche lato economico, anche loro. Di 2 giorni fa ho la notizia di 10.000 licenziamenti, che Sì. vabbè, un fatto abbastanza pesante. Loro parlavano, tra l'altro, al Social Football Summit di 2 anni fa, di un avvento del metaverso entro 4-5 anni. Io penso che in realtà si siano resi conto che i tempi sono molto più lunghi e che l'investimento sarà anche deve essere più corposo, però saranno proprio lunghi i tempi anche per farlo metabolizzare alle persone, nel nostro caso tifosi. L'anno scorso c'è stata per i paesi del MENA, quindi principalmente il Middle East, questa proiezione di Milan-Fiorentina nel metaverso, perché ovviamente la Serie A sta cercando di tenere il passo anche delle altre leghe a livello di innovazione, ci ha provato, ha voluto insomma mettere il primo mattone da questo punto di vista. Il metaverso non sostituirà mai gli stadi tradizionali, ci sarà secondo me una sovrapposizione. Ti riporto un discorso che fece una volta un collega che lavorava al Real Madrid, che mi disse che loro avevano stimato che nel corso dei prossimi 100 anni avrebbero avuto solo l'1% di tifosi del Real Madrid capaci proprio di guardare una partita al Bernabéu, e solo l'1% aveva la possibilità proprio di andare a Madrid a guardare la partita. Questo cosa vuol dire? Che hai un 99% di tifosi che non riesci a monetizzare ulteriormente, non riesci a convertire,
e ai quali devi offrire un altro tipo di esperienza. E adesso ecco che arriva quella del metaverso, può essere ideale, proprio perfetta per raggiungere questa parte di fanbase scoperta, perché io posso entrare al Bernabéu anche stando in Asia, in Italia, in Francia, però sarà anche comunque un'esperienza diversa da Chiaro. quella dello stadio. Per questo ti dico, sarà una sovrapposizione, e inoltre offrirà anche altri tipi di micro esperienze che prima erano impossibili da immaginare. Ti prendo il caso del Manchester City, sta usando il metaverso per migliorare la parte di training, quindi di performance sportive, simulando anche proprio quello che è l'allenamento, alcuni esercizi di allenamento del Manchester City. Probabilmente vorrà proporre questa esperienza anche ai tifosi, quindi anche lì si allarga, cioè il ventaglio delle esperienze che può fare un tifoso grazie a questi strumenti, Certo. più che eliminare altro si sovrappone, oppure Sì. allarga il ventaglio. Una cosa del genere, poi sarai d'accordo con me, che può diventare curiosa anche per chi non è tifoso del Manchester City, che però potrebbe diventare il famoso tifoso della seconda squadra, un simpatizzante, anch'esso monetizzabile. Chiaro, quindi ci saranno, ecco, queste esperienze virtuali che si affiancheranno e non sostituiranno quelle reali No, che... amplieranno, Esatto, si amplificheranno. amplierà, ecco, il ventaglio delle possibilità delle esperienze dei tifosi. Ecco, facevi riferimento a proposito del metaverso, della volontà proprio della Serie A di stare al passo con i tempi, con questo esperimento, ecco, della proiezione di Milan-Fiorentina, al passo con i tempi, rispetto naturalmente alla concorrenza. Abbiamo citato prima i grandi club europei, non possiamo non citare anche gli Stati Uniti, che vengono sempre un po' identificati, ecco, come il punto di riferimento quando si parla di innovazione, quando si parla di digitale. Ma c'è qualcosa che il calcio italiano può apprendere a livello di gestione dei social dalle grandi leghe? Mi riferisco alla NBA e alla NFL. Ma io ti stupirò dicendo che in realtà sono leghe come l'NBA che possono imparare da noi Vedi? dal lato social, perché poi l'NBA, l'NFL, tutta quella parte americana va presa assolutamente come esempio massimo per quanto riguarda l'esperienza del tifoso e la digitalizzazione in generale. E poi è importantissimo oggi dividere i social network da tutte quelle che possono essere le piattaforme digitali. Tra l'altro, considera sempre che i social sono nati prima da loro, e quindi, in un certo senso, come ogni innovazione, poi arriva ad un punto in cui viene messa in secondo piano per altre nuove innovazioni. Quindi, per loro, nel 2012-13 i social potevano già essere vecchi, mentre per noi arrivavano e imparavamo ad usarli. Proprio l'esperienza digitale intesa a 360 gradi, che deve essere presa ad esempio da loro in qualsiasi microcampo, anche dalla digitalizzazione del sistema di acquisto dei biglietti e dell'arrivo allo stadio, anche il fatto che loro, molti dei club NBA, NFL, MLS, hanno dei veri e propri programmi di crescita di startup, quindi loro accolgono proprio i talenti che hanno aziende, startup nel digitale, per poter innovare sempre di più ogni tipo di esperienza. Le più grandi, appunto, esperienze di metaverso alla fine le hanno fatte loro. Poi, se te vai a vedere in effetti lato social, anche a livello numerico, in realtà padroneggiamo noi inteso come Europa. Se te vedi il conteggio delle interazioni di tutti i social media di squadre come Real Madrid, ma anche Juventus, Barcellona, superano di gran lunga quelle dei Los Angeles Lakers, di Cleveland, eccetera, eccetera. Forse la Lega americana, da cui è molto interessante prendere anche degli spunti social, è l'MLS, Sì. che però ovviamente fa un discorso a parte. È uno sport che in America nasce come secondario, è uno sport che ha
che per crescere sta guardando tanto all'Europa, quindi ci sta che in realtà siano proprio loro che abbiano, in un certo senso, abbiano preso un po' un'impronta occidentale, europea, anche nella gestione social, però poi come ogni cosa loro sono avanti, quindi diventano bravi, diventano anche bravi in quello, sanno che devono attirare un pubblico europeo, anche e soprattutto tramite i social, quindi ci sta che loro facciano questo utilizzo strategico molto più vicino e molto più centrale, come lo facciamo noi. Una lega come l'NBA vede adatto, una lega come l'NBA Fast League, dove te dal divano di casa, appunto col visore, da 3 anni, con un abbonamento anche abbastanza economico, puoi praticamente guardarti la partita col visore ed essere lì nella panchina delle due squadre. Loro guardano più, cioè stanno rivoluzionando e attenzionano l'esperienza più da quel punto di vista. I social per loro sono semplicemente un mezzo per attrarre traffico o per veicolare un messaggio, però non sono assolutamente centrali come lo sono per noi Chiaro. in tutta la struttura digitale. Chiarissimo. Ecco, torniamo appunto in casa nostra a proposito, ecco, di innovazioni naturalmente che il calcio italiano cerca per tenere il passo. Io direi facciamo un salto proprio sul vostro sito perché c'è un bel approfondimento dedicato proprio al nuovo format della Supercoppa italiana, sempre nell'ottica dello show business, così come troviamo altri articoli in questa sezione dedicata alla rassegna stampa. Ma non c'è solo questo in Social Media Soccer perché abbiamo anche una sezione dedicata agli approfondimenti, ad esempio viaggio nella Riyadh di Cristiano Ronaldo, un reportage, ecco, per capire come viene vissuto il calcio in Arabia Saudita, l'influenza dei paesi del Golfo, ecco, sicuramente un'area questa che prende sempre più quota anche dopo il mondiale qatariota a cui abbiamo assistito. E infine un'ultima sezione dedicata alle interviste. Ecco, a proposito, io mi soffermerei proprio qua sulle voci che contribuiscono anche al vostro sito, rispetto, ecco, alle tante personalità che hai avuto modo di intervistare, c'è qualcuno che ti ha dato un consiglio, un suggerimento, una strategia a cui non avevi pensato e che si è rivelato invece importante, illuminante? Sì, sono diverse, secondo me si può poi prendere qualcosina da tutti. Lato, diciamo, di interesse, forse proprio perché è diverso dalle altre figure intervistate, Davide Nicola, che è un allenatore molto forte sui social, e già questa è una notizia perché gli allenatori italiani non stanno sui social, è stato sicuramente un personaggio interessante. Poi è sempre figo sentire un po' l'opinione dei colleghi sudamericani, perché lì il calcio lo vivono proprio diversamente. Per quanto noi siamo appassionati, lo viviamo settimanalmente, mi viene quasi da dire che noi lo viviamo quasi con una passione isterica, mentre da loro è pura veramente l'amore inteso come do senza voler ricevere. Quindi è figo vedere proprio loro come costruiscono i contenuti, si relazionano e come loro sbilanciano spesso e volentieri nella pianificazione editoriale. La parte emotiva prende davvero una grande percentuale rispetto a un altro ad altri toni, diciamo, e si ritrovano molto meno rispetto a noi poi a dover disinnescare situazioni polemica, di commenti non proprio piacevoli. Poi ci sono tante diverse interviste anche ad addetti ai lavori italiani che sono uscite sul nostro sito, tipo cito ad esempio Giuseppe Sapienza, che da poco è direttore comunicazione della Regina, ex Milan, Inter, insomma una grande carriera alle spalle, che secondo me va letta proprio per è quasi una lezione gratuita di comunicazione sportiva. È sempre un gioco difficile poi dire chi è quello da cui quella che preferisco, quella da cui hai preso Chiaro, chiaro. tanto, però si prende sempre un po' da tutti. Poi noi cerchiamo di
diversificare il più possibile, e troverai anche tra le ultime interviste una fatta al regista del documentario che Prime ha dedicato a Carletto Mazzone, e anche quello è, ad esempio, stiamo parlando sempre di industria del calcio, di contenuti, ma è già un altro punto di vista totalmente diverso da quello che potrebbe darti un social media manager o un direttore marketing. Chiarissima, ecco, lo stiamo vedendo proprio adesso, l'intervista ad Alessio Di Cosimo, regista del documentario su Mazzone, beh, personaggio grandissimo del nostro calcio, e Prime, che ha dedicato proprio all'allenatore recordman di panchine in Serie A un contenuto arricchito da testimonianze preziose. Beh, citiamo nomi grandissimi, quelli di Roberto Baggio, di Andrea Pirlo e naturalmente anche di Pepe Guardiola, che Mazzone ha allenato ai tempi del Brescia. Ecco, Luigi, un ultimo spunto, perché hai parlato di diverse voci che ti hanno fornito, ecco, dei contenuti interessanti, il contributo prezioso degli addetti ai lavori, ma non solo, ecco, nel vostro sito social media soccer, perché c'è anche in realtà un grande evento che voi organizzate e si tratta del Social Football Summit. Appunto, l'hai detto all'inizio di questo approfondimento, grande evento sull'industria del pallone allo Stadio Olimpico. Io volevo chiederti, ecco, se ci puoi spoilerare qualcosa di questa nuova edizione del 2023? Quali saranno le grandi personalità, ecco, che si presenteranno all'Olimpico per fornirci il loro ulteriore contributo su questo argomento? Ce ne saranno di diverse, secondo me, l'anno prossimo, e non è detto che noi praticamente lo facciamo. La prossima sarebbe la quinta edizione, almeno da 3 edizioni lo facciamo allo Stadio Olimpico, e forse già quella potrebbe essere, do un mini spoiler, già quella potrebbe essere in realtà la novità del prossimo anno col cambio location. E non sarebbe, insomma, non sarebbe banale. Chiaro. Chi ritornerà sicuramente a novembre a farlo. L'edizione del 2022 l'abbiamo fatta a settembre, perché c'erano i mondiali. Noi Sì. cerchiamo sempre di sfruttare la sosta mondiale come periodo ideale per l'evento, perché invitando addetti ai lavori in quel periodo non lavorano, quindi è molto più facile poi avvicinare e poter invitare anche colleghi esteri. L'edizione passata, se te vedi gli speaker, mostra quanto ci siamo riusciti a consolidare in questi anni sul mercato italiano, tant'è che a livello di leghe e federazioni c'erano tutti i vertici, da Mancini, Gravina, a De Siervo, Casini, Balata, insomma tutti i rappresentanti al vertice di Lega e Sì. Federazione. La novità che poi in realtà è un nostro obiettivo da tempo, è quella di internazionalizzare sempre di più l'evento. Nel corso degli anni ci siamo riusciti, abbiamo avuto tutti i top club, dal Barça, dal Real, Juve, Inter, Arsenal, United City. La speranza, e soprattutto l'approccio che stiamo avendo, è quello di riuscire però ad unirli quasi tutti in un'unica edizione, perché questi nomi che ti ho citato ovviamente sono venuti nelle varie manifestazioni, nelle varie edizioni. Invece per la prossima edizione vorremmo proprio avere l'evento più completo che si possa immaginare per gli addetti ai lavori. Poi ci saranno anche eventi collaterali non totalmente focalizzati sull'industria del calcio, e non solo panel. I panel permettono i tavoli tematici, le discussioni che teniamo appunto in quei 2 giorni. Quindi ci saranno, durante l'evento ci saranno anche altri eventi collaterali e soprattutto eventi di formazione. Chiarissimo, ecco, guarda, noi in realtà li stiamo facendo scorrere tutti, i nomi sono davvero tanti, una lista infinita. Abbiamo visto appunto anche Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, Andrea D'Amico, procuratore, poi Dario Mirri, presidente del C'è stato Palermo, Tebas senza contare naturalmente vicepresidente della Liga.
Ecco, il contributo chiaramente poi di tutti i colleghi internazionali, Joe Tacopina, insomma, ci sono nomi veramente di grande rilievo, di grande spessore. E quindi ecco, aspettiamo naturalmente l'edizione di questo novembre 2023 per tornare a fare il punto tutti insieme sull'industria del calcio, naturalmente social media e non solo, perché questo è solo un piccolissimo aspetto di tutto il business legato al mondo del pallone. Io Luigi ti ringrazio tantissimo per questo tuo intervento, per il tuo contributo e ti aspetto nuovamente ancora sulle fonti per continuare a parlare di social media, di calcio, insomma di tutto quello che poi ci appassiona. Grazie ancora. Grazie a te Valentina, alla prossima. È stato un Grazie. piacere.